Benvenuti ad un nuovo appuntamento con La Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Cominciamo con il caso della morte del cooperante fiorentino Davide Solazzo, deceduto in circostanze ancora non chiarite nel maggio del 2019. A Capoverde l'Assemblea Toscana ha approvato una mozione proprio per chiedere di far chiarezza sulla sua morte. Fare piena luce sulla morte del giovane cooperante fiorentino Davide Solazzo, avvenuta l'1 maggio 2019 a Capoverde, lo chiede il Consiglio regionale con una mozione approvata all'unanimità. L'atto esprime vicinanza e solidarietà alla famiglia che in questi anni ha portato avanti con coraggio una difficile battaglia per la ricerca della verità sulla scomparsa del giovane cooperante fiorentino e impegna la Giunta toscana ad attivarsi nei confronti del governo italiano affinché permanga l'interesse e l'impegno per l'accertamento della verità in merito alla morte di David. È così, Davide Solazzo è morto il 1 maggio del 2019 e la famiglia da allora cerca chiarezza, cerca di capire che cosa è successo. Le indagini sono state rapidamente chiuse a Capoverde e le istituzioni italiane si sono mosse cercando di contrastare questa chiusura delle indagini e di chiedere un approfondimento per cercare la verità. Non sono poche le famiglie in Italia che sono in questa condizione e per questo ci siamo mossi dal Consiglio regionale in due direzioni, con un atto a sostegno della famiglia che anche richiami l'attenzione e mi rivolgo a tutti voi. Poi ci siamo mossi anche contattando l'onorevole Boldrini, presidente del Comitato sui diritti umani, che in un comunicato ha mostrato di aver recepito le nostre lettere, le nostre richieste e si è detta disponibile ad un'audizione col Comitato che riceva la famiglia insieme alle istituzioni, la Toscana, la Regione Toscana, il Consiglio, la Commissione che rappresento e il Comune di Firenze, per poter affrontare insieme questo tema, appunto, che è la famiglia Solazzo, ma anche le molte famiglie che si trovano implicate in vicende che implicano il rapporto con sistemi giudiziari e di repressione criminale di altri paesi e con la difficoltà di condurre indagini in luoghi lontani da noi fisicamente e anche per mentalità. Parliamo anche della guerra in Ucraina con il Consiglio regionale che in occasione dell'8 marzo ha organizzato un evento con protagoniste le donne, ovviamente, ma soprattutto la solidarietà nei confronti delle ucraine che stanno abbandonando in questi giorni i luoghi di guerra con i loro figli, lasciando i mariti a combattere. Una rappresentanza anche presente a Firenze del consolato ucraino in questa occasione, dove è stato ribadito anche l'importanza del ruolo della donna nei luoghi di lavoro e non solo. Vediamo. Donne che rappresentano le eccellenze in varie professioni, dalla medicina allo sport, o che si sono particolarmente distinte nell'attivismo in battaglie sindacali, sono quelle premiate nel corso di 8x8 al Teatro della Compagnia, evento voluto dall'ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana. Ma il pensiero di tutti è andato alle donne e ai bambini in fuga dall'Ucraina. Un 8 marzo diverso, ha detto il presidente della giunta regionale Eugenio Giani, che ha ricordato il ruolo fondamentale delle donne ucraine in patria e fuori, madri separate dai propri compagni combattenti. Abbiamo voluto dedicare questa giornata dell'8 marzo alle donne ucraine che stanno resistendo, ma anche alle donne russe che combattono e vengono arrestate per la pace. Lo abbiamo voluto fare per anche dare un messaggio di speranza e di futuro, premiando 8 donne che sono state in prima linea nelle battaglie, penso per la tenuta dei posti di lavoro, ma anche per far in modo che la nostra terra diventi sempre più terra di scienza, terra di opportunità, terra di futuro. Vogliamo mandare un messaggio forte, che questa non è straordinarietà, dovrebbe diventare la normalità, ed è questo il lavoro che noi come istituzioni vogliamo fare per cercare ogni giorno di dare più speranza e un futuro migliore alle tante ragazze che vivono la nostra terra. È incivile pensare che ancora oggi una donna su due debba scegliere tra il lavoro e la famiglia, e credo che dobbiamo costruire le condizioni perché questo non avvenga e perché quell'immagine
immagine che ci arriva dall'Europa, della Presidente Metsola, della Presidente della Banca Centrale Europea e della von der Leyen diventino una normalità e non un racconto di qualcosa di straordinario. Il premio vuole significare le eccellenze e le tante storie di donne che hanno lottato per i loro diritti, per il loro futuro e che sono riuscite ad arrivare anche a delle posizioni importanti. Il nostro contributo è quello di raccontare attraverso la ricerca fatta con IRPET qual è la situazione lavorativa delle donne della Toscana e provare insieme ai tanti ragazzi e tante ragazze che ci sono qui questa mattina di invertire la rotta e fare in modo che ci siano più diritti per tutte le donne. Ancora una volta il Consiglio regionale si apre al mondo esterno e l'8 marzo è la festa della donna. 8 donne per raccontare esperienze, eccellenze della nostra Toscana. Lasciatemi dire che mai come oggi è importante quella sfida affascinante che diceva Oriana Fallaci, quella di essere donna in questo mondo che è in preda a una pazzia, una follia. Noi diciamo insieme con le donne stop alla guerra, è questo che ci viene da dire. Le nostre donne, le nostre compagne, le nostre madri sono ancora più importanti accanto a noi. Il pensiero va alle migliaia di donne che in queste ore stanno scappando dall'Ucraina con i loro figli e sono quelle sì dei veri eroi, delle persone che con la propria vita provano a mettere in salvo la vita dei loro figli. Sono tante donne che nel contempo stanno anche restando, stanno combattendo per la libertà del proprio paese, quindi il pensiero essenzialmente in queste ore va a queste donne che sono veramente in prima linea. Molte di loro diventeranno profughe, molte di loro erano laureate, lavoravano, avevano una competenza della sera alla mattina per la violenza, diciamo, dell'azione militare della Russia. Oggi si trovano a essere delle donne profughi. Da parte nostra tutto il sostegno possibile a quelle che diventeranno delle nuove eroine, nuove persone che riusciranno magari a salvare la propria vita. Ho conoscenza e rapporti diretti e costanti con alcune di loro e so che in queste ore molte sono in fila, in alcuni casi anche da 3-4 giorni nelle loro auto con i loro bambini per cercare di arrivare al confine con la Polonia. Quindi è corretto da parte nostra festeggiare l'8 marzo, dare questi riconoscimenti alle donne toscane che si sono distinte, ma il pensiero non può che non andare alle donne ucraine e ai loro figli. Ed ora torniamo ad occuparci delle aree interne con il tema della fiscalità agevolata. È arrivato un sì unanime da parte del Consiglio regionale proprio per spingere in questa direzione ed aiutare quei territori più duramente colpiti dalla crisi anche per questioni geografiche. Estendere anche ai comuni compresi nella mappatura aree interne le agevolazioni contributive previste per i territori svantaggiati. Questo è lo scopo della proposta di legge al Parlamento, illustrata in aula da Ilaria Bugetti, presidente della Commissione Sviluppo Economico, e votata all'unanimità con 37 voti favorevoli. Per aree svantaggiate si intendono quelle zone che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media europea e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale. Siamo consapevoli che chi investe e crea lavoro nelle aree interne, cioè le aree montane, le isole, le aree più periferiche, sostiene costi maggiori rispetto a un'impresa ubicata in altri territori. E sappiamo anche, ce lo dicono i dati del reddito pro capite, che il comune più col reddito pro capite più basso in Italia è sulle Alpi, così come in Toscana e in Lunigiana. Noi abbiamo da colmare questa diseguaglianza non solo tra nord e sud, ma fra aree urbane e zone periferiche. È una proposta di legge che, dopo chiaramente gli approfondimenti in commissione aree interne, il gruppo di Fratelli d'Italia ha appoggiato convintamente, un tentativo di dare respiro sostanzialmente a quei datori di lavoro in riferimento chiaramente alle contribuzioni che sono dovute all'erario, che metterebbe in condizioni di prolungare sostanzialmente questa possibilità per un periodo molto lungo, addirittura parliamo del 2029, con uno scaglionamento delle risorse che comunque sono importanti. L'abbiamo ritenuto oltremodo valida questa prospettiva, legandola sostanzialmente a quelle altre misure che nell'ultima cronaca recente del Consiglio regionale hanno riportato al centro finalmente dal punto di vista sostanziale le aree interne. L'emergenza Covid ha evidenziato ancora di più il problema dello spopolamento delle cosiddette aree interne, a cui aggiungo
insulari e montane, perché in queste zone, se non si fa qualcosa di veramente concreto, si rischia che lo spopolamento continui. Invece noi non bisogna non solo fermarlo, ma bisogna fare in modo che si ripopolino ancora di più. E l'unico modo che può, diciamo, la Regione chiedere è chiedere al Parlamento, perché la fiscalità dipende dallo Stato. E quindi, siccome è stato fatto qualcosa per le aree del Sud, noi chiediamo che anche le aree del Centro-Nord abbiano lo stesso vantaggio. La fiscalità di vantaggio sicuramente non è la risoluzione del problema dello spopolamento. Più volte abbiamo sollevato anche all'interno della Commissione Aree Interne la questione che si può risolvere in maniera concreta soltanto dotando di infrastrutture fisiche, digitali, servizi per quanto riguarda la sanità, le scuole, queste aree, e renderle vivibili come il resto della Toscana. Però sicuramente intanto riesce a porre, diciamo, un piccolo rimedio a uno dei problemi, che è quello appunto della fiscalità e del lavoro. Quindi sicuramente da accogliere in modo positivo, senza dimenticare però che gli obiettivi, quelli veri, si raggiungono con un intervento ben più massiccio, soprattutto con una programmazione e pianificazione attenta. Chiudiamo con un'eccellenza della nostra regione, ovvero la cucina toscana. In Palazzo del Pegaso, un riconoscimento, un omaggio a tutti i cuochi che parteciperanno ai campionati italiani di cucina a Rimini. Hanno ricevuto il Pegaso da parte della Regione Toscana, perché andranno a rappresentare proprio tutto il nostro territorio e tutta la nostra eccellenza. Una piccola riproduzione del Pegaso e la bandiera della Toscana, consegnati in Palazzo del Pegaso ai rappresentanti dell'Unione Regionale dei Cuochi, che dal 27 al 30 marzo a Rimini rappresenteranno la Toscana ai campionati di cucina italiana. Alla cerimonia hanno partecipato il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo e la consigliera regionale Lucia De Robertis. Ci si aspetta grandi risultati, perché partono da una grande storia, partono da grandi prodotti che questa nostra terra fortunatamente gli fornisce. C'è una grande tradizione in Toscana, è stato fatto negli ultimi anni un grandissimo lavoro davvero da parte di tutte le federazioni. Sono cresciuti donne e uomini che ci rendono orgogliosi proprio dei prodotti che noi dobbiamo continuare a mantenere in quella genuinità, in quella bontà che ci invidiano in tutto il giorno. Loro saranno bravissimi e sicuramente avranno la Toscana nel cuore. Da parte nostra un grande in bocca al lupo e grazie comunque per rappresentarci. Una competizione nazionale basata su regolamenti internazionali quest'anno per la prima volta, e siamo molto contenti perché sappiamo di giocarcela proprio con tutte le armi che abbiamo, perché quest'anno nei regolamenti si parla soprattutto di qualità dei prodotti e di bontà del piatto, si gioca molto su questo, mentre anni fa si giocava anche molto nella tecnica, nella presentazione, però sembravano più opere d'arte e meno piatti da mangiare tutti i giorni. Quest'anno si gioca invece più sulla bontà, quindi sappiamo di giocarcela tutta perché abbiamo dei grandi prodotti che esprimono la toscanità, esprimono il valore e l'esperienza di questi cuochi che sono anni che lavorano e che quindi possono raccontare tanto attraverso il piatto. Abbiamo maialino di cinta senese, le cipolle Certaldo, lo zafferano di San Gimignano, e poi abbiamo il gambero d'argentario, il gambero rosso. All'incirca sono questi gli ingredienti toscani che formano i piatti. Per quanto riguarda il dessert, abbiamo anche il miele di spiaggia del Parco regionale di Sarrossore e i pinoli sempre di Sarrossore. E con questo è davvero tutto, la nostra puntata della Voce del Consiglio termina qui, l'appuntamento ovviamente è per la prossima settimana, ma potete sempre restare connessi e in contatto con tutte le novità relative alle notizie e alle attività del Consiglio regionale all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento su RTV 38, arrivederci.